Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, eccoci qui nel turno 387 con il nostro Franco Iberia. La guerra prosegue da ormai tipo un secolo e questo ci sta rallentando molto, infatti probabilmente non siamo più in corsa per la vittoria, non siamo più in lizza per la vittoria e siamo come vedete al terzo posto dopo Rechinaldo e Samatar Yamabarre. E seguiti subito da Cavita Darkur, che comunque non riesce più a danneggiarci in maniera pesante. Anzi, siamo passati al contrattacco. Come vedete, stiamo cingendo d'assedio Yaved. Probabilmente la conquisteremo il prossimo turno. Comunque, dipende da cosa fanno le loro unità. Allora, passiamo al turno, ragazzi, e vediamo un pochino la risposta, soprattutto all'assedio. Intanto, Unione Africana non ci interessa. Polistralia non ci interessa. Brasilia non ci interessa. Eccolo qui, bombardano la nostra unità d'assedio alle spalle, guardiamo con la città, bombardano ancora quella e ce la battono, ok, hanno ucciso una delle nostre unità e fugge la nave. Quindi abbiamo la nostra, il nostro Xenotitano pronto a colpire. Allora, questa nave viene colpita da una nave della cooperativa Panasiati. La cooperativa Panasiati è già 2 turni che ci chiede di fare la pace con... regalandoci una città, ma a noi non ci interessa, quindi lasciamo perdere questa cosa. Allora, te non puoi fare molto lì, quindi io direi di portarti da queste parti. Allora, la nostra nave qui non ci servirà molto se non a, per esempio, catturare questa e poi levarsi di culo. Anzi, entriamo proprio dentro a Inza per riprendere la nostra energia. Tu sei energia piena, quindi vediamo di venire qua e facciamo saccheggio. Saccheggiamo un po' di roba. Ok, tu puoi attaccare Yavet. Vediamo se riusciamo a conquistarla, non penso. No. Siamo presi un bel po' di danno e prenderemo un bel po' di danno anche in questo turno, ma dovremmo riuscire a resistere alla grande. Ok. Passiamo il turno. Penso anche di aver preso forse abbastanza esperienza per riuscire a colpire, riuscire a passare di livello. Ah, attenzione, questo potrebbe essere un problema. Come vedete, lo Xenotitano sta prendendo diversi danni adesso. Tiangong attacca Brasilia, penso sia, ragazzi. Sì, posizione Brasilia. Quindi c'è un'unità di Brasilia di fronte a Tiangong che sta subendo molto attacco. Ok, perfetto. Ma avrei reclute veterano, ragazzi, attacchiamo. E adesso dovremmo essere tranquillamente in grado di colpire. Dunque, te vieni immediatamente qui a dare una mano a questo, che se no ci passa gli anni. Te curati finché è guarita. Turno successivo e vediamo un pochino cosa succede. Ci sono ancora altre unità, di cose del... Beh, qui comunque non penso che sia in grado di conquistare questa città. Ho preso un... Aia. Ha battuto. Non penso sia in grado di conquistarla, appunto. Qui c'è il coso, c'è il faro, come vedete. Grande faro. Scegliamo la produzione a Ainza, Neurolab. Era il nostro obiettivo il grande faro, ma la guerra ci ha bloccato molto. Sia la guerra sia un po' la sfortuna, ragazzi, perché comunque non siamo proprio spawnati in una grande posizione. Però mi sembra di non potermi lamentare su come è andata la partita. Fonderia di leghe più 2 produzioni a titanio. Sì. E poi, dunque, lo Xenotitano deve arretrare, perché se no muore. Tu vieni qua. Tu, dunque, qui cosa... Cos'è questo? La porta dell'esodo? Porta dell'esodo? Ce la buttiamo giù, Turno successivo. Ok, ragazzi, la porta dell'esodo l'abbiamo fatta noi nell'altra partita. Abbiamo protettorato la vita, se parte la difesa della sua porta dell'esodo, non importa una sega. L'arma intruso nel nostro territorio. Donde stas? Eccolo qua su. No problema per noi. E
Andiamo attacco sicuro, cosa vuol dire? Cioè che ci faranno un danno? Non possiamo attaccare questa porta dell'esodo? Ma forse non in questo turno. Scegliamo la produzione. A Grand Exito che ha terminato la raffineria di biocarburante. Dunque, facciamo un Xeno Sciame Supremo, va. Facciamo altre unità un pochino più varie. Te curati finché è guarito, tanto ci vorranno pochi turni. Te ti sei guarito già del tutto. Quindi vieni qui a prendermi quest'unità. Ci prendiamo 100 energia. E qua ci servirebbe tipo a Prosperité che sta realizzando cosa? Orologio genetico. Ci servirebbe un bel tritone. Ok, l'unità attende gli ordini, tu vieni qua. Vi faccio notare, ragazzi, che non c'è più l'aereo lì sopra. E direi che possiamo passare il turno con questo qui. Questa qui veniamo qua. Con questa naturalmente andiamo a bombardare questo. Con questa veniamo qui. Passiamo il turno. E facciamo turno successivo. Ragazzi, non ci conquistano, non sono in grado di conquistarci questa cosa. Boh, sta anche un pochino sulle palle, a dire la verità, perché fanno tutto il casino, ci dichiarano guerra, mi fanno prendere paura e poi sono delle pippe mostruose. Questo fa girare un po' le palle. Saira 63, ragazzi, praticamente conquistare Saira è come conquistare Yaved, quindi stiamo facendo un po' di pratica di conquista. Ci stanno attaccando i nostri soldati qua. Commercio, ok, scegliamo la produzione a Prosperity che ha terminato il crogiolo genetico. Quanto abbiamo? 20 cittadini e 17 di salute. Abbiamo 10 di salute, ragazzi, quindi questo qui ci porta ad avere una salute molto positiva. Una rete di sorveglianza potrebbe essere buona in 5 turni, niente più azioni segrete praticamente. Piano Titano sta andando abbastanza bene, con questo vediamo di dare magari una mano. Vedete, in questo turno non ce la facciamo, ma nel prossimo magari sì. Veniamo qua. Con te siamo in grado di attaccare. Cosa attacchiamo? La porta? Abbiamo fatto 100 danni alla porta dell'esodo. Che bello! Stiamo buttando sulla porta dell'esodo. Non che questo ci aiuti in qualcosa, però. Dunque, tu vieni qua, ti prenderai un po' di danno, ma bombarda la città, vai. Tu vieni qui. E bombarda questo. Non abbiamo paura, ragazzi, perché siamo vicino a casa e questo ci permette di far tornare le nostre unità indietro a curarci. Quindi facciamo un po' di assedio pesante a questa città per ridurre di molto la sua salute. In questa maniera, quando arriverà il nostro Xeno Titano nel prossimo turno, non attaccherà nel prossimo turno, ma troverà, diciamo, la salute della città. Basta. Ok, questo sta per morire, probabilmente. Un po' inino, forse di tipo invece. Ok, questo bombarda lì. Eccoci qua, ok, il nostro tritone si è preso tutto il danno. Porta una sega. E dunque, cosa abbiamo con 10? Solo più 5 produzione in ogni città. Abbiamo Scusa, scoperto questa ho delle tecnologia, informazioni grazie. importanti per te. Siamo già partiti con quella successiva. Abbiamo trasferito 1195 energia, siamo a 4000 energia, ragazzi. Continuiamo a fare operazioni di questo tipo a Tiangong. Con questa possiamo attaccare, non faremo molto male. Dunque, lo Xeno Titano non è ancora il caso di cosa. Quante vita hai? 40, quindi si sì, torna indietro e fortificati. Con questo invece andiamo a colpire. Con questo andiamo a colpire questi. E con questo andiamo a arretrare fin qua. Con questa nave andiamo a colpire a distanza questa nave qua. E facciamo turno successivo.
2.393. Oi, 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 oi. Le altre partite sono finite entrambe, è stata una coincidenza molto particolare. Comunque sono finite entrambe al turno 446. Qui probabilmente si stanno, esatto, sterminati in un turno. Naturalmente, sono passati al contrattacco in questa maniera. Questo è 24 danni più. Aia, 26. Ok, sono titano franco iberio, allarme intruso nel nostro territorio. Hai ucciso i miei agenti segreti, non posso dimenticare questa offesa. Scoppia. Sei ripresa? Sei ancora in guerra con coso? Vabbè. Se sono le guerre infinite, ragazzi. Gran exito. Può bombardare il nemico. Quindi bombardiamo questa. E bombardiamo questa. Abbattuto. Perfetto, uno in meno. Con questo direi che è il caso di levarci velocemente di culo. Lo Xenotitano può venire a coprire gli Avert. Questo qui lo portiamo qui e in questa maniera siamo sicuri che potranno uccidere solo uno dei due. Ok. Il nostro lavoratore ha terminato la magnetovia, viene a farne un'altra. Serve a poco però comunque. Velocizza lo spostamento fra le nostre due città più importanti. Sarebbe il caso di fare un altro Ci reputavamo tizio. invincibili. Eccoci qua. Venga, noi, Volvamo che los mas eravamo ricos. sopravvissuti al Casino, periodo più. rifiuto. Eccoci qui. Allora, ragazzi, Reginaldo Alencar ha vinto per trascendenza. Quindi la partita finisce così. Ci reputavamo invincibili. Noi eravamo sopravvissuti al periodo più buio della Terra. Avevamo bla bla bla. Ci sbagliavamo. Allora, continuiamo naturalmente a giocare. Reginaldo ha vinto. Come avete visto, era prevedibile che avrebbe vinto. Unità è stata uccisa. Continuiamo comunque a giocare e vedremo di riprenderci un po' di dignità. Perché questa guerra praticamente è giunta alla sua fine. Abbiamo finito l'accordo con Reginaldo, vediamo di ripristinarlo. Prima ho rifiutato Bienvenido. Giga o che era? perché Sta dietro. comunque volevo ascoltare quello che veniva detto. Unità veterana questo, dunque possiamo curarla addirittura. Non so se effettivamente serve, sì, curiamola, vai. Non si sa mai, magari per non volerla curare rischiamo di non conquistare l'unità, quindi. Conquistata Yaved. Dunque, annettendo la città. Andremo a uno di salute, comunque sempre in positivo. Abbiamo annesso Yaved. Parliamo con Mandira. Ehi, No lies, non puoi no. sopportare. Va bene, allora dammi Saira. Ujijana hoga. If Accetto con there had only indulgenza. been some other Ok, bard. finalmente ragazzi, abbiamo fatto la pace con Cavite Tarkur. È giunta la fine. Andiamo a annettere anche Saira. Andremo a un. No, forse andremo a 3 di malasanità. Perché? Perché Yaved. La prendiamo totalmente vuota perché l'abbiamo conquistata militarmente. Quindi tutti i suoi edifici sono crollati, distrutti, esplosi. Siamo passati in questa maniera al secondo posto 952 intanto. E abbiamo esteso il nostro territorio, Saira è nostra e Saira invece avendola appunto acquisita diplomaticamente non ha subito bombardamenti, non ha subito danni, quindi nessun problema. Infatti, come vedete, ha già tutti gli edifici realizzati. Andiamo a vedere. Questi sono gli edifici realizzati dalla nostra amica. Addirittura c'ha il progetto della porta dell'esodo. Si trova all'interno del suo territorio. Però, ovviamente, appartiene all'altra fazione. Quindi, trasferimento energia interrotto da Saira perché l'abbiamo conquistata. Non appartiene più agli altri. Hai catturato Yaved. Sganciamento all'orbita imminente per un nostro telescopio che ancora non ci ha dato informazioni sul segnale. E unità veterana, questa nave qua, gli possiamo dire di prendere anche disciplina addestrato perché lo faremo rientrare dentro al Gran Exito e la cureremo. Tu hai fatto questo, bravo, bravissimo, adesso vieni da queste parti qua. È giunto il momento, ragazzi, di usare i nostri lavoratori per cose serie come ritirarsi. Ritirare un pochino in piedi l'economia, sfruttare le nuove caselle, vedete qui abbiamo un bel po' di roba, e terminare ragazzi anche la guerra con Deming Socio. Allora, la vittoria ormai è di coso, però possiamo comunque tentare di portare avanti l'altra nostra vittoria, ovvero quella scientifica. Per raggiungere questo posto basterà circumnavigare qua. Ok. Ora vedremo, eh.
Dunque, intanto scegliamo la produzione a Yaved. Yaved è vuota, quindi facciamo. No, non è vuota, non è vero. Andiamo a vedere cosa c'è. Relieve la vecchia terra, centro di villaggio e centro di comando. Ok, di solito mi davano tutte le città. Facciamo. Reattoratorio, no? Si guadagniamo un po' di dinero. Torniamo alla mappa, scegliamo la produzione a Saira. Facciamo una riserva aliena. Ok. Turno successivo, ragazzi. Che palle queste caselle qui, però sono ancora sue. Praticamente non ci siamo presi di nuovo. Vettore di trasmissione lo ripariamo. Che è come? Rinaldo Venkata rappresenta un problema per noi. Come oggi. Che peccato. Ah, sei neutrale ora? Ha capito che ti si spacca il culo, signorina. Come vedete, ragazzi, da questa guerra che lei ci chiedeva Prosperità, la seconda nostra città, è stata molto lenta perché non eravamo assolutamente pronti a un'invasione di quella scala. Avete visto quanta gente ci ha mandato? Siamo passati ad aver conquistato militarmente una piccola cittadina, e aver preso con la diplomazia un'altra. Praticamente gli rimangono Sabda, Azraya, tutte e due che hanno più o meno la stessa difesa di Yaved. E conquistate queste, ci mancherà solo Mandira. Scegliamo la produzione a Fidele. Fidele che può costruire. Dunque, anche il Super Kevlar. Punti ferita alla città più 100. O conquistala. No, raffineria di bicarbonato potrebbe essere buono. Ci darà produzione più 1 energia, più 3 energia, più 2 d'alghe. Abbiamo le alghe, quindi sì. Dunque, dobbiamo ottimizzare un po' il tutto. Ci siamo dimenticati di sfruttare un po' di roba. Lavoratori ne abbiamo diversi. Un'unità attende ordini. Il nostro omino qui che si cura nel miasma, si cura il prima. Tu vieni qua sopra a Saira, vai. Tu curati, che sei grosso, abbiamo ancora bisogno di te. E siamo comunque in positivo con la salute. Unione Africana e Protettorato di Cavite stanno collaborando, quindi hanno fatto un accordo di cooperazione. Mi disturba la devozione alla tua gente, a questa ideologia scoppia. E ancora una flotta enorme. Quindi stiamo comunque attenti, ragazzi, perché potrebbe decidere da un momento all'altro di invaderci. Trattato di pace Kuyen. Kuyen è troppo lontano da noi per interessarci. È un allarme intruso, quindi sicuramente si tratta di una nave. Organizzare questo mondo è Abbiamo più difficile, 20 vero? alla forza contro gli alieni. Io so che Livello riuscirò. 4? Ok. Ben 2 punti, non so per quale motivo, però. Vabbè. Dunque, con il nostro Xenotitano si è ripreso del tutto. Io direi di posizionarlo magari a Prosperity. La nostra città qui è già collegata. Quanti turni? 17 turni per la legge marziale e qui penso altrettanti. 7 turni, ok. Scegliamo la produzione a Prosperity. Quanti cittadini ha Saira? 15, quanti la nostra capitale Lekoer? Ok, quindi, 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 refettorio cibo più 2. Tecnologia rubata. Ok, è per quello che abbiamo preso i punti. Un'intrusa è stata vista nel nostro territorio, no importa, gli spacchiamo culo. E Unione Africana, questo lo sappiamo. Ops, un coso solo sole. Ok, perfetto. Andiamo a rubare una tecnologia, a reclutare dei disertori. Reclutiamo dei disertori, vai. Te ripara. Ripara miglioramento. Ok, andiamo. Turno successivo. 85 denaro per turno, energia. Qui cosa abbiamo da fare? Questo. Abbiamo da fare questo. Questo è già fatto. Nel mare non c'è altro. Questa naturalmente non appartiene al nostro territorio, ma appartiene a quello di Azrae. Allarme intruso, ancora una volta. Guardiamo dov'è. Qui. Agitata dei nostri cannoni. Ah, il nostro tritone teoricamente può bombardare anch'esso da dentro la città. Facendo il figlio a pallonetto, a palombella. Palombella. Dunque, tu entra alle queer, vai, fai la guardia. Fai in maniera che non arrivi nessuno. Scegliamo la produzione a Ainza. Ainza può produrre. Io direi di fare un vaporizzatore, potrebbe essere buono.
Un vaporizzatore potrebbe essere buono per fare un attacco a sorpresa su in cima, ma ragazzi, concentriamoci. Allora, come funzionano questi episodi post? Cioè, praticamente questa partita è finita, ragazzi, quindi questo dovrebbe essere teoricamente l'ultimo episodio della serie di Civilization. No, non è così. Ora farò. Abbiamo fatto supremazia, purezza, armonia. Ora termineremo subito la partita armonia, poi ritorneremo indietro a purezza e poi faremo supremazia. Quindi finiamo questa partita, arriviamo a un punto che ci soddisfa, quindi che può essere la conquista mondiale, che può essere quello che vi pare. Comunque, leviamoci di torno sicuramente Cavità Tarkur per adesso, poi vedremo. E poi passeremo a purezza. Purezza potrebbe essere davvero la conquista mondiale, lasciando da parte magari la Franco-Iberia, che era nostra alleata. Ma tra l'altro, noi siamo la Franco-Iberia e lui è Brasilia. È successo esattamente quello che è successo prima. Tranne che la vittoria era per Porta dell'Esodo lì e non per Trascendenza. Ok, dicevo, allora qua su, qui abbiamo completato la fonderia di leghe. Vediamo di fare un lavoratore. Vai ragazzi, così almeno andiamo a prendere questa risorsa qui, che non sono più disponibili. Ok, decisione sulla missione, sa di cartone. La xenomassa, questa qui era quella se gli si fa mangiare la gente o come materiale a costruzione, più uno cibo, facciamo del digestore di massa. Ok, quindi chiudiamo, e turno successivo. La guerra con la cooperativa panasiatica è ancora in corso, questo ci permetterà di saccheggiare tutte le rotte commerciali che passano di qui. Anzi, andiamo un attimino a attivare le rotte commerciali. Abbiamo notato che avete lanciato un satellite vicino ai nostri confini. Io lancio i miei satelliti dove mi pare piace. Questa faccenda deve portare proprio un'escalation? Sì. Sì. Cioè, l'escalation ci ha portato lì quando noi credevamo un'alleata, e invece. Allarme intruso. Allora, perché non ci fai vedere le rotte commerciali quando ti abbiamo chiesto di farci vedere le rotte commerciali? Ah, quelle nostre ci fa vedere probabilmente. Vabbè. Andiamo qua. Con il nostro lavoratore andiamo qua. E ripariamo anche questa. Gli altri lavoratori cosa stanno fando? Te cosa stai facendo, per esempio? Vieni qua. Te cosa stai facendo, per esempio? Vieni qua. Ok. Te stai costruendo quello, bravo, poi ti faremo fare questo. Oh, è arrivato un piccinacco. Il grosso come la città, ragazzi, tranquilli, non morde. Ok. Condanna da parte di Cavità Tarkur. A tempo debito la pagherai cara, amica mia. L'ho già pagata cara una volta, direi. Ci stanno circondando con le loro unità. Ma tipo, se io ti dico Reginaldo caro, cosa ne dici di... Dunque, l'Ecoer, intanto, scusate ragazzi, facciamo una cosa, acquistiamo un vascello commerciale all'Ecoer, acquistiamo due vascelli commerciali a Prosperité, acquistiamo due vascelli commerciali qua. Ainza e Fidele, e tutte le volte, se no non sfruttiamo bene. Ora non abbiamo potuto commerciare come volevamo perché comunque non potevamo con la guerra, però adesso siamo liberi di farlo. Yaved non può commerciare, quindi andiamo a acquistare intanto. Ah no, perché siamo in stato di guerra probabilmente. I soldi ce li abbiamo, quindi Saire stessa, sì, è stato, come si chiama? Legge marziale, quindi non possiamo migliorare. Allora, scegliamo sviluppo culturale. Possiamo andare a prendere ingegneria superiore. L'unità abitante resta in orbita al 50% di tempo in più. Ogni città genera più 0,2 salute per ogni edificio. Yay! Da 9 a 32 salute. Cosa ne pensate? Non è male 32 salute perché otteniamo più 20% produzione nella città, meno 40 intrigo nelle tue città delle operazioni segrete ostili, 17% scienza nelle città, 12% cultura, 7% crescita, 14% velocità di crescita avamposti. Questo è il motivo per cui voglio tenere la salute alta e mi chiedete come mai ci sto tanto attento. Perché sono dei bonus esagerati. E riuscire a espandersi
e tenere la salute alta ci rende enormi. Allora, decisione sulla missione velocità di fuga. Questa stazione di lancio è molto più avanzata di quella costruita sulla Terra, non è solo efficiente, ma può svolgere la funzione senza devastare il territorio circostante. Ora è stata messa alla prova e verificata, i nostri ingegneri vorrebbero apportare qualche altro miglioramento. Potrebbero introdurre un protocollo di lanci doppi che aumenterebbe la dimensione del nostro network orbitale. Alternativamente, potrebbero installare una matrice automatizzata che velocizzerebbe la produzione. Entrambe le opzioni rappresentano un sicuro beneficio per le nostre esigenze in orbita, più una copertura orbitale o più 10% alla produzione di unità abitanti. Ok, quindi leviamo i torni, scegliamo la produzione a Ainza, che ha completato il lavoratore. Facciamoci un dunque. Neoplanetario, più 40 produzione per unità abitanti e copertura aumentata di 3. Refettorio, facciamo crescere, nuove unità raggruppate, il nostro lavoratore adesso viene qui e costruisce nel prossimo turno il miglioramento. Tu, Xenotitano, sei la nostra difesa contro il male. Allora. Teoricamente, ragazzi, la nostra strada per ottenere, cioè il nostro obiettivo principale è Sabda. Sabda si trova molto lontano nel territorio, dovremmo passare prima da Asraia. Secondo me, il modo migliore per arrivare su a Sabda è conquistare Mandira per levarci, diciamo, possibilità di attacco dal fianco e poi proseguire Asraia e Sabda come ultimo e definitivo obiettivo. La signorina Shi da Quyen, o è qui o è qui. E continueremo a tenere questa guerra attiva per far aumentare il nostro punteggio di guerra e quindi intanto gli rubiamo altri 100 e quindi magari aumentare ancora i tributi che ci pagheranno a fine guerra. È stato molto più facile richiedere un tributo di guerra, anzi ce l'ha proprio proposto direttamente lei a Tiangong rispetto a Mandira, perché probabilmente, non so, forse sarà un discorso di caratteri casuali dei leader o qualcosa del genere. Comunque mi sembra una differenza troppo esagerata perché Tiangong ha ucciso qualche unità commerciale e un paio, mi sembra, di navi e ci hanno detto tenete una città, mentre Mandira ha dovuto sterminare un esercito e implorarla pressoché per ottenere una città. Cioè, no, non è vero, ho dovuto conquistare una città per farmi dare una città. Quindi, insomma. Utama è diffidente, vabbè, non importa. Ci interessa il giusto questa cosa. Potrebbe essere interessante anche conquistare Rangi e Maeva per chiudere questo golfo nel nostro possesso. Ora, ragazzi, non esiste più armonia, non esiste più pacifismo, qui ormai ci si picchia e basta. E allora ci attaccano da con quella nave. Vi ricordo che comunque Il meraviglie nostro popolo planetarie. ha cominciato a progettare la sua prima meraviglia planetaria. Che è successo? Ah, abbiamo completato dei codifichi al segnale, alleluia. Quindi qualità o quantità con la nostra nuova fonderia di Lega, la produzione di metalli avanzati sarà più facile che mai. Sebbene il titanio sia abbondante su questo pianeta, possiamo ancora trovare nuovi metodi di estendere il suo utilizzo. I nostri ingegneri hanno sviluppato un processo che permette di fondere il titanio e unirlo alle altre risorse. In questo modo ne possiamo produrre una quantità maggiore, oppure possiamo creare un titanio più forte. Titanio più forte più 2 produzione, o crea più titanio più 4 titanio. Titanio più forte più 2 produzione dalle miniere di titanio. Scegliamo la produzione Grand Exito che ha finito lo Xeno Sciame Supremo. Allora, nodo informativo, più 3 culture, più 1 scienza, rotte commerciali internazionali. Allora, ragazzi, dobbiamo andare a scegliere. Intanto, non l'abbiamo fatto prima, ora ci penso. I nostri vascelli commerciali devono andare a commerciare. Allora. Andiamo solo con le rotte commerciali estere. Non cerchiamo di ottenere quelle interne, tanto non abbiamo grandi necessità. 4477 43 42 34 56 3365 24 46 66 32 con Mandira. Nuova Babilonia, direi che ci conviene. Andiamo con Nuova Babilonia, vai. Con questa nave possiamo andare a battere definitivamente questa. E direi che è il caso anche di commerciare con le altre. Allora, Mandira 8743. 7142 7542 7542 non è male, 7341
8643. Andiamo a vedere le altre civiltà. 4224 12 2235. Sì, forse ci conviene con Dourado. No, Cittadella. Cittadella. E ne abbiamo un'altra, naturalmente. Allora tu costruisci la chiatta. Ok, vascello commerciale, vai a commerciare con Cittadella 814. Direi che va benissimo. Quindi portiamo sulla nostra nostro guadagno per turno. Commerciamo con sempre Cittadella, ci conviene 8473. Praticamente è uguale. 4 meno 1 fa 3, 7 meno 3 fa 4. No, Mandira ci conviene per un punto di scienza. E un altro vascello commerciale. Andiamo quindi a commerciare con Dourado 7-3, no, con Cittadella 8-4-4-1. Ok, quindi i nostri commerci avanzano nel mondo. Tu sei arrivato qui per quale motivazione? Ah sì, perché hai finito la strada, quindi adesso vieni qua. Scegliamo un vascello commerciale qui che può andare a commerciare con Cittadella 614, no, Mandira 7642, Mandira. Imponiamo, diciamo, il nostro controllo commerciale a questa città. 614 4436 2457 3477. Forse questa qui ci conviene farla interna, ragazzi. Andiamo a commerciare con Yaved. Guardiamo un attimino. Prosperity ottiene 9 cibo e Yaved ottiene 1. 8-4 con Saira. Ok, Prosperity ottiene 8 cibo e Saira 5 produzione. Oltre a 4 produzione per Prosperity. Dovremmo aver finito, no, ancora no. Con Grande Xito andiamo a commerciare con Prosperity. Vai. Prosperity è ormai il centro commerciale, praticamente. Non il centro commerciale dove si va a comprare la roba, eh. Andiamo di qua con questa xenocavalleria imbarcata. Con questo convoglio commerciale da Fidelea andiamo a commerciare con Mandira 8642. Direi buono. E siamo arrivati a 138. Andiamo a riparare questo miglioramento. E andiamo a riparare questo miglioramento. Ok. Quindi i nostri miglioramenti, i nostri vecchi miglioramenti, li riportiamo in auge, diciamo. Scegliamo la produzione liqueur, completato il decodifica il segnale. Quindi facciamo il grande faro in 25 turni. E lo facciamo in questa casella qui accanto, sì. Ci perdiamo, ragazzi, 134 energie per turno. Cioè il nostro surplus, una volta completato il grande faro, se ne va. Però ci servirà a raggiungere il punteggio. Nel frattempo dovremo interrompere quindi il processo che sta portando avanti, diciamo, la cooperativa panasiatica. 129 per turno ci permette di investire un po' di soldi adesso e poi entro 25 turni, insomma, dovremo far finire tutto. Intanto veniamo qua a conquistare questa rotta commerciale. Decisione sulla missione, una tempesta di cervelli. Sulla Terra Internet servì da precursore di quello che ora chiamano Neurolab. Entrambi sono depositi di conoscenza, ma laddove Internet era semplicemente un setaccio che raccoglieva la feccia della stupidità umana, il Neurolab è una coscienza collettiva che riunisce le nostre menti più brillanti. Con una simile collaborazione senza precedenti non c'è limite ai risultati che possiamo ottenere. Dobbiamo solo decidere dove cominciare, più una salute o più 10% produzione in unità militari. Ok, la salute adesso non ci interessa, sicuramente ci riservirà più avanti, però per adesso non preoccupiamocene. Queste flotte del protettorato Cavita non mi piacciono, ma che dobbiamo fare? Fortune continua a resistere contro, cioè praticamente Fortune, ragazzi, ha il confine qui. Vabbè. Io non so come mai non sia finita ancora questa guerra, anche perché praticamente no, il signorino qui sta continuando. Cosa succede? Vladikoslov ha conquistato, ha fatto un collegamento cognitivo. Quindi non ci dice altro. Unità tende ordini. Il nostro lavoratore qui. Hai completato? Qui ci vuole un habitat terrestre, ci dice lui. Un habitat terrestre ci darà più due culture, più due produzione. Ma che ne dite invece di più due cibo e più uno salute?
Tu qui hai completato il tuo miglioramento, qui cosa puoi farci? Penso sia migliorabile, quindi vabbè, diamo un'occhiata. Puoi fare un biopozzo, tanto non ci facciamo niente, quindi faccio un biopozzo, faccio un'accademia, va. E tu invece ripara questo miglioramento in 2 turni. Ok, convoglio commerciale, vai a riprendere la rotta precedente, anzi adesso possiamo commerciare anche via terra, quindi andiamo un pochino a vedere. Portiamo a Yaved della produzione, no, portiamolo a Saira della produzione. In questa maniera faremo crescere più velocemente i suoi edifici. Siamo ancora in status di legge marziale. Un'unità attende gli ordini, il nostro lavoratore che costruirà una chiatta. Ok, turno successivo. La nostra nave qui l'abbiamo portata per dare un'occhiata alla situazione da queste parti, quindi andiamo a vedere velocemente qua sopra, magari ne potremo realizzare un'altra grande Xitone. Andiamo di farla immediatamente un tritone. Torniamo alla mappa. Fra 2 turni ragazzi avremo la possibilità di fare un Octopus e otterremo il punto 13 di armonia. Possiamo costruire il fiore mentale. La condanna formulata a nostro carico da parte di Utama non ha più effetto, va bene. Abbiamo anche un colono, ragazzi, però il colono voleva aspettare a decidere dove metterlo. Qui effettivamente potrebbe essere buona, perché a questo punto poi rangi maeva nostre e conquistiamo, però possiamo anche tenere lì a dormire. Missioni aggiornate, un mondo di pura immaginazione. L'annunciata apertura dell'Holosuite ha incontrato un'erazione bla 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 bla. Quindi con gli artisti otteniamo più 2 culture e con i manifestanti una virtù gratuita. Siamo in una fase avanzata, quindi una virtù gratuita ci conviene, andiamo a sceglierla, sceglierla, sceglierla. Ok, con questa ci mancheranno 2 virtù, cioè una virtù, più 2 produzioni in ciascun miglioramento manifattura, più 25 produzione diretta alle unità abitanti, le unità abitanti restano in orbita, aumentiamo la produzione diretta delle unità orbitanti. Ok, quindi fra 2 virtù avremo completato anche il ramo dell'industria e otterremo ogni turno guadagni l'1% di energia conservata fino a un massimo di 100 energia. Quindi in pratica più soldi abbiamo più ne guadagniamo e con il grande faro questo è un ottimo, ottimo investimento, diciamo. Allora, nostra nave, il nostro tritone viene a nord a vedere un pochino com'è la situazione. Ho fatto anche la rima, oggi più di prima. Turno successivo, non dobbiamo fare altro, ok. Allora, conquistando Azraia, taglieremo è vero in due la zona, ma come vedete ragazzi loro sono abbastanza potenti, cioè ora in questo momento hanno un carro armato, un devastatore e una flotta che sta marciando accanto al nostro territorio diretta chissà dove, specie ingegnerizzate. Quindi abbiamo un aggiornamento, 2 aggiornamenti nuovi. Il nostro rover da combattimento da vipera diventa cobra. Siamo a livello 14, non so per quale motivo. E gli potremmo dare dei bonus dentro al miasma. Sì, facciamolo, vai. La nostra artiglieria diventa minotauro. 50% probabilità di spingere l'unità attaccata in un'altra casella, più meno 1 allestimenti necessari prima di attaccare. Sì, facciamo questa qui. Ok. E a posto, quindi abbiamo le unità definitive di questa tipologia. Veniamo di qua e ripariamo il miglioramento su questa casella. Scegliamo la produzione Prosperity che ha terminato il refettorio. E vediamo di fare un collettore solare un turno. Scegliamo la produzione anche a Fidele di fare un collettore solare in 2 turni. Scegliamo la produzione, la nuova ricerca. E facciamo un manifattura non ci interessa, porta dell'esodo, cybershop, richiede livello 7 in supremazia, non ce l'abbiamo, però è un ottimo edificio il cybershop. Pensiero questo qui, non so se l'hanno già fatto. Controllo climatico più nocivo nelle caselle, potrebbe essere utile. Informazione cosa dà? Struttura orbitante, unità orbitante più 1 produzione nelle caselle che ti appartengono. Multimateriali, Xenonova, salute per 2, cibo più 7. Facciamo questa, vai, 9 turni e ci facciamo un'altra meraviglia, ragazzi. Ok, qui stiamo costruendo il grande faro e direi turno successivo. Vieni su, vai. Fammi vedere le coste di qua, perché potrebbe essere anche questa un'ottima
alternativa per fondare una colonia. Ragazzi, non so quanto dura ancora questo trattato di pace. Attenzione, cooperativa panasiatica. Salve, passavo, io non. Abbiamo terminato l'accordo con Vladimir Kozlov, quindi non. Vedete, abbiamo meno 4 xenomasse. Bello. Meno 2 pietra fluttuante. E che ci abbiamo fatto la pietra fluttuante? Scusate. Quante ce n'è qui di pietra fluttuante? 3, quindi possiamo fare pari. Non so cosa succeda in questa maniera. Boh. Penso niente, che siamo tipo in debito, quindi quando le otteniamo non le guadagniamo, ma fino a che non le otteniamo. Allora, facciamo un tritone in 4 turni e prosperite. Aumentiamo la nostra flotta, grande exito, invece ci facciamo un collettore solare in 2 turni. Unità tende ordini, nostra nave qui che può attaccare questa nave qua. Ma io direi anche di levarci di culo perché ci stiamo a preoccupare di quella. Andiamo a vedere qui com'è la situation. Oh, salve! Averlo saputo l'avrei attaccata prima, signorina. Ok, con questo collettore solare andiamo a lanciarlo immediatamente sopra Prosperity nelle caselle sfruttate. Un'unità tende degli ordini, non è vero, passiamo il turno. E vediamo di aumentare di molto il nostro guadagno. Ok, 20 turni, 20-20. Aspettiamo questo turno e poi terminiamo qui questo episodio, ragazzi, e vediamo un pochino anche. Scusate, vorrei fare una cosa però. Trattato di pace Quyen. Rifiuta, non la vogliamo questa Quyen. Non adesso. Sta a noi, quindi andiamo ad Ainza e ragazzi acquistiamo una caserma, due caserme, tre caserme. Adesso andiamo a Gran Exito, non possiamo acquistarle, dannazione. In questa maniera abbiamo reso questo stretto di nostra proprietà. Quindi se vogliono passare di sopra devono circumnavigarci, non tagliare nel mezzo. Ok, non serve a niente però. Tanto i soldi ne abbiamo. Dunque, tritone in 11 turni, altrimenti no, qui ci viene consigliato di costruire un istituto o un pozzo, beh, pozzo di Gaia, energia più 3, richiede una fonte sfruttabile dell'energia geotermica qui accanto, quindi un'unità attende ordini, la nostra nave, veniamo qua sopra. Voglio capire anche qual è Kuyen, perché se ci offrite una città, Ganzorik, ok, non è questa. Ganzorik ha 23 di difesa, ragazzi, mamma mia. Sì, stiamo qui, vai con lui. E tu? Vieni a migliorare questa. Tu invece fortificati lì. E il collettore solare lo lanciamo proprio sopra a Fidele qui, così. Anzi, qui così. Ok, un'unità tende gli ordini, un altro laboratorio ha completato questa cosa qui. Torniamo a livello normale, please. Non ci sono altre caselle da migliorare? Sì, certo. Ah no, non avevo mica visto questo. Vabbè. Allora, ragazzi, terminiamo qui questo episodio. Come avete visto, non abbiamo vinto perché ha vinto Reinaldo. Quindi, posto così. Però, ci siamo presi un secondo posto. Siamo a 200 punti a Reinaldo, quindi ancora molto lontani. Però, se andiamo a vedere nella minimappa, che ora non riesco a farvi vedere, vediamo se c'è tipo una minimappa enorme. No, Reinaldo ha tutto questo territorio, tutto il suo controllo. Ha avuto un continente, la parte bassa di questo continente, come vedete, dove si è esteso? Santo Adriano, ragazzi, è la seconda città che viene fondata. Questo vuol dire che lui poteva espandersi qui, guardate quante risorse, e non l'ha fatto perché non ne aveva bisogno, non è rimasto chiuso, è arrivato fino a qui, ha fatto queste 5 città e poi ha deciso mi espando. E in questa maniera è riuscito a vincere senza problemi. Perché le risorse abbondano. Non mi sembra proprio così fitto di risorse, ma comunque. Insomma. Il nostro territorio non è un granché a livello di risorse, ci sono diverse risorse nel mare. Abbiamo per fortuna trovato queste due isolette solitarie che ci hanno dato un bel po' di risorse in più, ma come vedete il grosso delle risorse qui è pieno, una cosa allucinante questo posto. Andare a una città qui è perfetto. Perfetto. Mamma mia. Vabbè. E ragazzi, nel prossimo episodio invece noi andremo a intanto continuare a costruire il grande faro naturalmente.
E poi vedremo di capire cosa ha intenzione di fare anche Mandira. Mandira, ragazzi, ha 101 di difesa. Non è troppo. È tanto, ma non è troppo. Noi potremmo adesso realizzare delle unità da assedio dei carri armati lì, che si chiamano rover lanciamissili, i Minotauri, che hanno forza a distanza 44. Ora non è tanto, però abbiamo più 50 con attacco di città, quindi diventa 66. Il costo è una buona unità insieme al nostro gigante, il nostro Xenotitano, che non potremo più realizzare. Però riusciremo, secondo me, a conquistare Mandira. Dovremmo giocarcela bene, è vero, però riusciremo a conquistare Mandira. Dovremo, prima di tutto, levare di turno tutte le flotte, perché le flotte se no ci vengono a disturbare. Però è anche vero una cosa, sono flotte. Ci uccidono le unità, non ci conquistano le città, quindi in pratica, se riusciamo a conquistare velocemente Mandira, fine dei discorsi. Quello che ci interessa è uccidere le unità terrestri, però vedremo comunque nel prossimo episodio. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettetemi mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Brick to Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.